Un campione del mondo per lavastesse del presidente Franco Bolami. Il neotecnico Marco Amelia, classe 1982, è stato presentato in conferenza stampa. Da allenatore una parentesi poco fortunata sulla panchina della Lupa Roma, da giocatore alzato nel 2006 con la nazionale di Marcello Lippi al cielo, il trofeo più prestigioso, e ha vestito le maglie di tantissime squadre importanti del nostro campionato, tra cui la Roma e il Milan. Ascoltiamolo dopo la conferenza al microfono di Federico Cosenza. Piaciuto la chiamata dei presidenti, dopo l'incontro abbiamo chiuso, abbiamo programmato un discorso di più anni per poter mettere insieme la mia esperienza e la voglia di tornare grandi che hanno i dirigenti, per poter far gioire i tifosi. Mi hanno detto che l'anno scorso è stata un'annata difficile, però i tifosi sono stati molto vicini e hanno aiutato, e si riparte da questo. Quindi tutti insieme io cercherò di portare quello che è stato il mio bagaglio di esperienza da calciatore qui, e insieme a tifosi e dirigenti, al club, a tutti coloro che lavorano intorno a questa squadra, cercheremo di riportare quell'entusiasmo che sono convinto poi potrà essere utile per ottenere risultati. In maniera esplicita non avete parlato di obiettivi? No, l'obiettivo basilare non è stato in termini di raggiungimento di risultato, ma di costruzione, la costruzione di mettere basi solide per poter poi ottenere quei risultati che servono. Ma senza quelle basi solide è difficile ottenere risultati, non si può improvvisare nel calcio. Mi è stata chiesta professionalità, quella professionalità che ho imparato facendo un calcio professionistico di alto livello, e metterò a disposizione questo, quindi poi i risultati saranno solo e soltanto una conseguenza. Io sono convinto che la conseguenza di questo può portare a far togliere soddisfazione alla gente.